Con una circolare il Ministero della Salute allerta le regioni perché predispongano risorse per garantire tamponi e vaccini anti-Covid ai rifugiati dell'Ucraina. E il piano vaccinale, che stava subendo un rallentamento, probabilmente dovrà tornare a ritmi più serrati. Dovremo riattivare tutti i centri per vaccinare gli ucraini in arrivo, dice il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, che a sua volta ha risultato positivo e nella sua regione stima arriveranno fra le 50.000 e le 100.000 persone. Questo mentre continua la discesa dell'incidenza settimanale dei contagi a livello nazionale, 433 ogni 100.000 abitanti, con l'RT medio a 0,75. Tutte le regioni e province autonome sono a rischio basso, 10 superano la soglia del 15% di occupazione di posti letto in area medica, mentre il tasso a livello nazionale per la prima volta da dicembre è sceso sotto la soglia, al 14,7%.